Sì, allora sono in compagnia di Nicolas Di Filippo che finalmente ha messo il giaccone perché qui fa molto freddo, siamo all'esterno della sala stampa. Nicolas, complimenti perché il Campobasso ha meritato la vittoria, anche se il gol, il vostro gol di Grandis, è arrivato forse nel momento in cui il Chieti stava macinando il gioco. Sì, è vero, in quel momento noi abbiamo approcciato bene la partita, però in quel momento avevamo concesso un paio di ripartenze che non andavano bene. Fortunatamente Thomas ha trovato questo grande gol che ci ha messo un po' la partita in discesa. Poi siamo rientrati con la giusta mentalità anche nel secondo tempo, abbiamo avuto un paio di occasioni per chiudere la partita e forse dovevamo farlo perché quando non lo fai con queste grandi squadre, con queste grandi individualità, puoi rischiare qualcosa. Siamo stati bravi a limitare i rischi il più possibile e abbiamo conquistato una grande vittoria. Nel Campobasso sei arrivato da pochissimo, ex Pineto, hai vinto il campionato con il Pineto e hai ritrovato qui Nonni. Sì, sono arrivato da una settimana, ma è come se stessi qui veramente dall'inizio dell'anno. C'è un gruppo fantastico che mi ha accolto a braccia aperte e questo si vede anche in campo perché ci si aiuta a vicenda dal primo all'ultimo minuto. Sì, Nonni lo conoscevo già, è un ragazzo d'oro, una garanzia, quindi speriamo di portare la nostra esperienza e metterla al servizio dei giovani per cercare di arrivare all'obiettivo. A fine partita i tifosi rossoblu cantavano "La capolista se ne va". Sì, è ancora presto, però una piazza del genere non mi capitava da un po' con questo tifo stupendo, sono stati veramente il dodicesimo uomo in campo, quindi noi per loro diamo tutto dal primo minuto fino all'ultimo dell'ultima partita e la loro forza ci darà una grande mano per tutto il resto del campionato. Un'ultima cosa, Nicolas, come hai visto il Chieti? Il Chieti è un'ottima squadra, io la conoscevo benissimo perché c'è Forgione, altro ex compagno l'anno scorso, quindi sono andato un paio di volte a vederla anche quest'anno quando ha giocato a Chieti, quindi è una squadra di cui conoscevo la forza e anche oggi l'hanno dimostrata perché hanno un gioco molto aggressivo, delle ottime individualità e se non stai attento possono farti male da un momento all'altro. Noi siamo stati bravi a limitarli e abbiamo conquistato una vittoria, penso, meritata.